tutti, mi chiamo Alessandra Gasparini e dopo un passato di vita da insegnante, drammaturga e regista di una compagnia teatrale, dal 2020, inizialmente costretta dalle condizioni del lockdown, ma dopo per piacere, il piacere di fare cose diverse, ho iniziato a scrivere testi differenti, quindi non più testi teatrali o non solo testi teatrali, ma poesie, prose, che hanno la caratteristica da sempre di essere accompagnate dal disegno e o dalla fotografia, perché la mia passione per il teatro è pari alla mia passione per la poesia, per il disegno e per la fotografia da sempre. L'idea però di unirle è arrivata quando mi sono trovata nell'impossibilità di fare teatro nel periodo del lockdown. Perché? Perché l'attività teatrale di una piccola compagnia prevede la costruzione di tutti i particolari dello spettacolo e quindi disegnare le scenografie, disegnare i costumi, poi farli realizzare alle amiche più brave, a cucire, e tutta una serie di competenze che riguardano l'immagine, la costruzione unita alla parola. E quindi, come dire, le mie poesie sono molto teatrali e sono unite a disegni e a fotografie da sempre, sin dall'inizio. Questo è il quarto libro che pubblico, questa volta con la casa editrice Terre d'Ulivi. Purtroppo non è qui l'editore che avrebbe dovuto esserci, Elio Scarciglia, perché è impossibilitato, ma lo ringrazio caldamente intanto perché il nostro è stato un amore a prima vista e quindi ci siamo trovati subito benissimo l'uno con l'altro, perché lui è un importante fotografo e documentarista, e quindi la dimensione della parola collegata al disegno e alla fotografia gli piaceva tanto. E tanto che ha pubblicato il libro nella collana Le Avventurine, nella quale pubblica anche le sue opere di fotografia, e questo per me è stato un onore. Bene, io direi, siccome sono chiacchierona, io ho fatto a lungo l'insegnante, sono abituata a parlare molto, per sintetizzare, di sfogliare il libro e soffermarmi su alcune poesie che mi piacerebbe leggervi, raccontandovi solo poche cose di loro, perché si raccontano da loro stesse, o almeno spero. Sono qui con me i miei carissimi Strato Petrucci, che è il primo attore del mio gruppo teatrale, e Paolo Gera, con cui condividiamo praticamente tutto. Bene. Sfoglio il libro io per voi, e la prima cosa su cui mi soffermo per non dimenticarla è questa, il QR code. Perché il QR code? Non che io ami QR code, anzi detesto queste cose, le detesto, però l'editore ha deciso che d'ora in poi metterà sui libri di questa collana, o comunque sui libri di poesia che gli piacciono, metterà un QR code tramite il quale ci si può collegare a un video in cui il poeta, in questo caso io, recita la poesia che preferisce in un luogo che ama. E diciamo è la prima volta che viene sperimentato da questo editore, e io sono stata felicissima perché quando me l'ha detto ero a Parigi da mia figlia che vive a Parigi, ahimè perché è lontana, ma bello perché così vado a trovarla, e in Place de la République. Quindi questa poesia è stata concepita per Place de la République e recitata in Place de la République.
se a qualcuno andrà di avere il libro, si collegherà e l'avremo. Bene, procediamo. I miei passi, cosa significa? Io adoro viaggiare, sia fisicamente che con la fantasia, e quindi i miei passi sono letteralmente i miei passi attraverso tre città che amo moltissimo, che sono Genova, in cui oramai abito, diciamo, più che a Carpi, che è la mia città di origine, Parigi, che come non amarla, per mille motivi che vanno dalla contestazione, che io amo molto, alla bellezza di qualunque cosa e alla gioia di vivere, per cui si fa sempre festa da qualche parte, all'aperto, e se vuoi unirti alla festa è facile, ci entri dentro e fai festa, anche quando non ci sarebbe da festeggiare nulla, ma è questo il bello. Altra città che ho incontrato, anche se per un breve periodo, per un mese circa, è stata Lisbona e me ne sono innamorata perdutamente. I miraduros, questi grandi terrazzi che guardano sull'oceano alla sera, sono una cosa fantastica, con i ragazzi che fanno musica, e non la musica del Papete di Milano Marittima, ma musica meravigliosa, grandi, bravi musicisti che si ritrovano per fare musica e tutta la gente sta lì assieme, vede l'oceano e si gode la serata. Bene. Detto ciò, partiamo da Parigi. Come è strutturato il libro? Allora, il libro, come avrete capito, consta di poesie, ma anche di prose, di riflessioni. Per esempio, ho visto un film che mi è piaciuto tanto, ok, scrivo appunti sul film. Poi cercherò di dargli un orientamento poetico, in qualche modo poetico. Oppure ho fatto un giro in città, a Parigi per esempio, cosa ho visto oggi? Faccio un elenco. Ma dove scrivo tutte queste cose? Nel notebook del mio piccolo cellulare, adesso non ce l'ho portato in mano, non ve lo faccio vedere, ma è piccolo, ma un notebook strepitoso, mi fu regalato da Paolo, che non finisco mai di ringraziare per questo, e io scrivo tutto e disegno sul notebook, quindi i disegni che vedete sono fatti sul notebook, non so per quanto continuerò a farlo, penso per molto tempo, perché mi piace tantissimo, quindi io ho creato una mia tecnica utilizzando i colori e la tipologia di scrittura che un certo tipo di cellulare ti consente di avere. Io che non sono mai stata minimamente tecnologica, ma penso che questo non c'entri proprio niente con la tecnologia, cioè ce lo offre, questa possibilità ce la offre la tecnologia, però diventa un modo di disegnare. Io disegno con i polpastrelli oppure con lo stiletto che c'è infilato nel notebook. Bene. Parigi, la città della rivolta, la città in cui sognare la libertà, in cui mi sono sentita meno oppressa dai lacci che mi soffocavano nel mio paese. Piccola premessa. Durante il Covid la vita era insopportabile in Italia, le violazioni di diritti non si sono contate e non si contano. Io fortunatamente sto spesso in una città, Genova, dove le cose si dicono in piazza e si possono dire, in altre città molto meno. Un piccione riflette sul canale San Martin, 19 luglio 2021. Un grigio volatile, pensieroso, in questo caldo pomeriggio di luglio, sul bordo del canale tra giovani immigrati si posa, di seconda o nessuna generazione. Come loro contempla l'acqua, luccicante in superficie, ma torbida di mostri fluviali, come serpenti obesi che afferrano senza mordere, che ondeggiano inquieti. Non conosco il senso di ciò su cui rifletti così intensamente, ma conosco il non senso che accade, come ombra inesorabile atterra ognuno che levarsi vorrebbe, l'anima inquieta, che ancora del tutto fuori tempo anela a un grido libero, al volo.
Io associo sempre queste due città, Genova e Parigi, al mio bisogno di libertà, perché nel periodo in cui qui non potevo averla e la vita era ridotta a una triste esistenza mascherata, e a Genova e soprattutto a Parigi trovavo la libertà, trovavo la gioia di vivere, di stare con gli altri. Qui si stava a 2 metri di distanza l'uno dall'altro, là si facevano i girotondi, si cantava e si ballava di fronte al luogo dove facevi il tampone se ne avevi bisogno. Bene. La poesia che vi presento ora, scusate, ma ho difficoltà a maneggiare più cose contemporaneamente. Grazie. La poesia che vi presento ora, immediatamente successiva dal punto di vista cronologico, è questa, è introdotta così: ho molto sofferto per tutti coloro che a me da tempo vicini vedevo improvvisamente, inspiegabilmente, diventare estranei. Qualcuno potrebbe non capire il motivo, quindi lo dirò chiaramente. Io non mi sono vaccinata e sono assolutamente contraria alla vaccinazione e molti si allontanarono da me per questo, ma anche io mi allontanai da loro, e resto ancora lontana da loro. Mi aiuta, bravissimo attore, Strato. La poesia si chiama O Nonna. Scritta il 26 luglio 2021, recita Strato Petrucci. Vuoi essere libero? Strato. Ho detto recita. Prego. Vuoi essere libero? Crollare. La libertà è come la vita. O si è vivi o no. O si è liberi o no. Ti sei messo in guinzaglio da solo. Ora il tuo padrone ti porta dove vuole. Anche quando non vuoi. Anche quando non devi. Anche quando stai male. Anche quando ti senti morire. Bravissimo, grazie. Non pensiate che io non sia affezionata alla mia città e ai paesi, alle cittadine vicine. Io amo tantissimo, per esempio, Nonantola, in particolare il Parco della Partecipanza, è un parco meraviglioso in ogni stagione. Sto aspettando verso la fine di novembre perché uno dei momenti più magici è nella seconda metà di novembre, quando tutto il pavimento per chilometri e chilometri della passeggiata è colorato di mille sfumature di rosso, di giallo, una cosa meravigliosa. Tra alberi e foglie autunnali alla Partecipanza di Nonantola. Autunno. 23 novembre 2021. La terra arata è rivoltata, scavata, seminata, attraversata. Il vecchio trattore inseguito. Stormi di uccelli bianchi lo danzano, cantano l'autunno che procede veloce. Anticipa i nostri pensieri di verde ombra, di gialli raggi, di rossi rami. Comunità fantasma di silenziosi fenicotteri lo abitano. Infilarsi nel sentiero che subito è bosco, inoltrarsi nell'argento della foglia, caduta segna un percorso, sospesa illumina l'aria. Respiriamo la freschezza che precede il gelo, il terreno umido, le sue rughe distese. Il vecchio agrimensore segna il punto che cresceranno i pioppi, quando sarà il momento, in un'altra stagione più libera, più onesta. Allora sarà bello respirare forte,
Anche i polmoni si riempiranno di nuove idee. La strada di nuovi sentieri tracciati da uomini saggi, come questo che misura la terra, ma nuovi come angeli, non ancora nati alla terra. Anticipa la sera l'ombra fresca degli alberi, violacea, tersa, cinerina, di una luce trasognata, fiduciosa, che ci traccia il ritorno. Ma non è l'ora. Tu giochi, vuoi essere il mostro? La foresta è incantata. Ti copri di steli velati per foto inquietanti. Cancello la prima, le altre le tengo. La tua durezza è finzione. La terra quando non beve, le rughe diventano solchi. Percorso nuziale il sentiero. Bisogna raggiungere, pieni polmoni, l'altare della natura che trascolora. Io ti sono e subito dopo tu mi sei, irradiati dal sole. Ti colgo che tieni in mano tre foglie, due gialle e una rossa, raccolte nel bosco. Scambiamo le inquadrature, i raggi, le foglie. La terra, quando poi beve, le rughe diventano ventre, che accoglie, che dorme, che aspetta la nuova stagione di offrire i suoi frutti, per poi, liberata, trovarsi terra ricca, scura, arata, rivoltata, seminata, accarezzata, sposata. Arriviamo a una delle mie preferite, si intitola Le Monde à l'envers. L'introduzione è: negare può anche affermare. Gennaio a Place de la République, Parigi. Le Monde à l'envers, 5 gennaio 2022. Négatif, négatif, négatif. Vive la négativité! Marianne a salut, la pluie a plu. Oggi sei ancora più bella. Il tuo rametto d'olivo fra le mani, le mademoiselles, liberté, égalité, fraternité e cortigiane brillano di luce propria. Una ha la fiaccola spenta, l'altra una bandiera arrotolata, la terza un fazzoletto tricolore, blanc, rouge, bleu, protegge i due petit anges. Penso negativo perché son vivo finché son vivo. Niente e nessuno al mondo potrà vietarmi di ragionare, di tamponare, di inveire, di ballare, di stare in fila sotto la pioggia ed aspettare. Il ragazzo francese antigenico ride perché merda assomiglia a merde. Il mondo è paese. Fa sempre ridere se la pronunci con trasporto. Il ragazzo franco-algerino mi chiede dove preferisco il solletico, a droite o a gauche? C'est la même chose. Mi sorride così tenero. Un, deux, trois, c'est terminé, voilà. Gli occhi strizzati, gli passo la mia allegria di un momento. Passage de la République. Saltiamo sotto la pioggia aspettando con gli altri che la doccia finisca. Innaffiati d'ebbrezza, saltiamo e balliamo, cantiamo e strilliamo. I purra la la la. Vietato fumare, mettere in modalità aereo, vietato togliere le mask, obbligatorio le formulaire de merde. Le nuvole di oggi riempiono ogni angolo del cielo di beatitudine, di attesa. Aereo libellula le attraversa. Silenziosa e sospesa, una nuvola giglio lo rincorre, lo ingloba, lo nasconde. Così morbida, vivida, fiduciosa, non l'avevo mai incontrata. Una famiglia di 5 o 6 persone mi saluta con la mano. L'aereo si stacca da terra e rispondo con manina da bimba. Proprio adesso che credo così poco nell'uomo. Ma nella nuvola confido, nella nuvola mi inoltro. Potrei forse amare gli sconosciuti che mi riconoscono.
Questa poesia è dedicata agli insegnanti e all'inizio parla di me da giovane. Io mi rivolgo a me con il tu, parlo a me stessa. E mi commuovo un po' pensando a quando ho iniziato, come ero ingenua, come ero piena di ideali. E nella seconda strofa parlo di Paolo da giovane, perché anche lui era un insegnante, e mi ricordo benissimo il giorno in cui lo vidi per la prima volta e rimasi colpito. Va bene. Ecco, io gli insegnanti li ho molto amati e ho molto sofferto quando venivano trattati male, quando nei programmi televisivi si parlava male di loro, quando i genitori li insultavano o non si fidavano di loro, perché io avevo tanti colleghi che ho amato molto e che hanno fatto le cose più belle a scuola assieme a me o per conto loro. Nel periodo famigerato del Covid e del Green Pass non ho condiviso minimamente le loro scelte, mi hanno fatto molta rabbia, alcuni però hanno sofferto tantissimo perché volevano scegliere in un modo e non hanno potuto. Questo in Francia non esiste, quando lo racconto non mi possono credere, nessun bambino e nessun ragazzo ha mai portato neanche la mascherina. E a quanto pare sono stati molto meglio di noi. Vabbè, lasciamo perdere. Sono stata insegnante per 35 anni, mio marito per 2 in più. Quando ho iniziato avevo quasi l'età dei miei alunni. Gli insegnanti mi sono stati molto cari, anche se non quanto i ragazzi ancora più cari. Soffro nel continuare a vederli, gli insegnanti, manipolati, ricattati, oltraggiati, umiliati. Tu mi sei caro. Cara, 23 marzo 2022. Tu mi sei cara da 30 anni almeno, da quando ti conobbi la prima volta. Eri giovane allora, fresca dall'oro, le alunne ti sfioravano in altezza. Ridevi e tremavi vedendole così cresciute, ancora così poco consapevoli. Pensaci tu, ti dicevi, pensaci bene, ti suggerivano. Le plasmi con le parole. Con le mani le incoraggi, se le vuoi belle le dovrai curare, se le vuoi umane le dovrai slegare. Accudire, imparare. Tu, caro, mi sei, la prima volta ti ridevano gli occhi di bellezza ed ombra. Ai ragazzi insegnavi a cercare la luce, assieme, quasi per mano. Spuntato il coltello che avevano in tasca, non per ferire, ma per non essere uccisi dalla noia. Vi ho conosciuti. La stima a voi l'ho seminata e raccolta. Quanti inganni da raddrizzare, quante lacerazioni da ricucire, vostre, loro. Vi ho anche amati, stretti forte. Mi avete segnato la fronte con sguardi sinceri, quasi sempre onesti. Con pensieri ispirati, i vostri, avete tracciato sentieri, percorsi sinuosi, concentrati, traboccano di senso. Tornata a scuola, non è neanche un mese, ancora le braccia pesanti di libri, volevi solo appoggiarli, ma ti hanno avvertita, te l'hanno mandato a dire, di stare alla larga, che non potevi entrare, non dovevi restare, non sognarti di insistere, non cercare di esistere. Troppo libera di pensare, pretendevi di scegliere. La spudoratezza di ragionare portavi con te, di spiegare ed essere spiegata, di leggere ed essere letta, imparata. Anche tu, con gli occhi che ridono quando si può ridere, ti sei spento lo sguardo. Di amarezza, di insensatezza, di malattia morale. Non tua, d'altri. L'anima che hai dato non ti è restituita, nessuno la trattiene in apparenza. Ma, credimi, è per finta. Sarà la vita successiva a ricordarti l'odore buono della condivisione, il senso della semina, il gusto del raccolto. Siamo a Genova.
La spiaggia che più amo a Genova, quella della soffitta di Gino Paoli, la stessa dove risuonano le note di Fabrizio, naturalmente di André, per sempre. Luogo d'incontro e di serena contemplazione. Bocca d'Asse, 24 giugno 2022. Il bambino biondo tira grossi sassi pesanti, crea cerchi nell'acqua. La bambina cappellino nero, silenziosa, lo imita. I ragazzi pelle bianchissima, biondi, atletici, si immergono visibili, centrali, incerti quel poco, asperità di sassi. I ragazzi pelle nera, sentite anche senza microfono, i ragazzi pelle nera, mori, tarchiati, sostano in un angolo roccioso, bagnati, inosservati. Il bambino biondo si allontana per mano. La bambina cappellino nero ne stringe un'altra. Nuotano veloci, pelle bianchissima, riemergono, rapidi, col mare negli occhi. Occhi bruni, riflessi di alga dei neri ragazzi solitari, si incontrano, scherzano, in una lingua sconosciuta. Infinitamente accoglie la baia così piccola in un abbraccio infinito. Chi scherza, chi legge, chi ciarla, chi tira pietre, chi osserva i piccioni passare, cercare compagnia, chi si immerge, chi riemerge. Il cane piroetta, gioca sbuffando, affonda, uscendo girotonda con la ragazza bella, coda di cavallo che riluce. Si allontanano, guinzaglio rosso, come l'amore che li lega. Altri e altri, lingue si confondono, solitudini si aprono, un gabbiano saluta ciascuno. Tutti salutano, salutano la baia piccola, metà è oro, metà è ombra. Attendono il tramonto, porpora. Spero che vi capiterà di andare a Bocca d'Asse e capirete l'entusiasmo che questa spiaggetta crea a tutti quelli che la vedono e rimangono incantati. Cambiamo, non di tanto argomento. Vedete questo bambino è un bambino che fa la guerra, ce ne sono tanti, ce ne sono stati tantissimi di bambini che hanno fatto la guerra, perché bambini vuol dire anche ragazzini, e quindi in Ucraina, e quindi in Russia, e quindi prima ovunque negli altri continenti, adesso anche nel nostro continente. Noi in Italia abbiamo una Costituzione che sembrava così bella, sembrava definire con precisione quali dovessero essere i diritti da rispettare negli esseri umani, ma non solo l'abbiamo violata in maniera spudorata, ma abbiamo anche consentito che la reinterpretassero in maniera completamente diversa, e questo è imperdonabile. Amo l'Italia, la sua storia, la sua Costituzione. Non sopporto di vederle calpestate. Articolo 12 della Costituzione, la bandiera, 2 giugno 2022. Scusate, devo aggiungere una cosa. Quel bambino potrebbe essere un ragazzino che nel Risorgimento ha combattuto per Italia Unita, potrebbe essere un ragazzo della Resistenza. Quanti ragazzini e ragazzine hanno fatto cose pericolosissime, sono stati torturati, uccisi durante la Resistenza. Ma mi fa pensare purtroppo alle oscenità, alle cose terribili che stanno subendo, mentre noi siamo qui a parlare di questo, migliaia di bambini a Gaza, e questo proprio non posso non dirlo perché è troppo importante. Articolo 12 della Costituzione, la bandiera, 2 giugno 2022. Quanto sangue stai spargendo? Temo che il rosso scolorisca il verde, invada il bianco, che l'orizzonte verticale scivoli e imbratti le nostre vite. Resta quel che sei,
un vessillo di bellezza. Ogni colore su di te vibra di tenerezza. Quel ragazzino che ti issava aveva un cuore che pulsava. Nell'azzurro fondale del passato lui dorme, il sonno dei martiri. Quanto sangue lasci scorrere. Temo che il rosso scolorisca il verde, invada il bianco, che l'orizzonte verticale scivoli, che soffochi altre vite, non nostre. Resta quel che sei, un puro drappo di bellezza. Ogni colore ha in te il sapore della consapevolezza. Quel bambino che ti portava aveva un sogno che ti cantava. Nella nera, aspra bruma del presente, lui dorme il sonno degli angeli. Io amo molto il cinema, moltissimo, e quando un film mi colpisce particolarmente scrivo qualcosa sul film, a volte diventa una recensione, altre volte restano lì pensieri sparsi. Allora, su un film che mi è piaciuto da morire, Atlantique di Mati Diop, non so se qualcuno di voi l'ha visto, sui ragazzi del Senegal, le ragazze che aspettano i ragazzi che partono per l'Europa. Un film meraviglioso, cercatelo. E io scrivo gli appunti, poi dopo, quando decido di mettere assieme le cose che ho scritto, cerco di dare loro un'intenzione poetica. Il film della senegalese Mati Diop mi aveva colpito enormemente, presi degli appunti per non dimenticarlo. Atlantique, 9 luglio 2022. L'oceano, la notte più nera. L'oceano, l'alba più rosata. L'oceano brilla, l'oceano si gonfia. Il mondo trabocca di ingiustizia. Per Ada, nata femmina in Senegal, di più. Per Suleiman, nato povero in Senegal, di più. Per i giovani nati miserabili in Senegal, di più. Per i ricchi che sfruttano i poveri, di più. Per i ricchi che godono di cose grossolane, di più. Per i ricchi che abitano case pretenziose, di più. Per maschi ricchi che sposano donne belle, di più. Ada ama Suleiman, che parte. L'oceano apre le porte. L'oceano chiude i destini, l'oceano accarezza la riva, l'oceano spezza le vite. Le ragazze ballano nel bar sull'oceano, sino all'alba. Le ragazze ballano sull'oceano, piccole puttane. Le ragazze sono belle, pelle di ombre e seta. Le ragazze sono intense, capelli ruvidi, intrecciati a corone, occhi grandi, profondi come l'oceano. Le ragazze aspettano che i loro ragazzi tornino. L'oceano è un tempio infinito che accoglie, distrugge, che battezza e affonda. I ragazzi vogliono attraversarlo. I ragazzi vogliono l'Europa. I ragazzi vogliono vivere. I ragazzi non vogliono sopravvivere. I ragazzi amano le ragazze. Le lasciano a danzare nel bar sull'oceano, ad aspettare. I ragazzi salpano verso il loro destino di morte. L'oceano li sovrasta, l'oceano li accoglie, l'oceano li nasconde. Ada va sposa, ma non ama. Ada ama Suleiman, che il mare lo ha accolto. Ada è bella come l'oceano, ha gli occhi profondi della notte. Ada vorrebbe dormire per sempre. Suleiman non ha potuto amare Ada come andrebbe amata. Suleiman non ha potuto vincere sull'ingiustizia come andrebbe vinta. Suleiman non ha potuto andare all'appuntamento. I jin del fuoco, i jin sono gli spiriti, i jin del fuoco possono qualcosa. I jin ragazzi entrano nei corpi morbidi delle ragazze. Le ragazze hanno gli occhi vuoti come ciechi spiriti. Le ragazze spiriti, jin, ragazzi con voci forti, minacciano i ricchi, pretendono i salari, bruciano il letto nuziale di Ada. Il poliziotto giovane sta male, il poliziotto giovane sospetta Ada, il letto di nozze è bruciato, il poliziotto non sa dei jin, il poliziotto non sa di Suleiman che lo invade.
Una notte Suleiman ama Ada. Non lui, il suo spirito, con il corpo del giovane poliziotto. Adesso Ada ha voglia di vivere. Ada ha voglia di essere se stessa. L'oceano accarezza la riva e si ritira. L'oceano la lambisce e l'abbandona. I gin del fuoco sono i soli a sapere che l'ingiustizia si rimedia. Con il corpo di un poliziotto giovane, con i corpi di ragazze testarde che danzano nel bar sull'oceano. Non potevo tralasciare, inizialmente avevo pensato di tralasciarla, ma poi non posso. Lisbona, ho scritto molte cose su Lisbona, lì non c'è un discorso, sì, c'è anche qui un discorso politico, sicuramente. Chi non ama le poesie, in cui c'è un discorso politico, non aveva mai le mie poesie. Mi innamorai a prima vista di Lisbona, nonostante vi avessi perso appena arrivata le mie due carte di credito e la patente. Notizie di umana stupidità mi arrivavano nel frattempo dall'Italia a disturbarmi. Anche adesso mi mancano i Miraduros, con le voci e i suoni che si mescolano alla sera. Lisboa, 11 luglio 2022. Ragazza che parla in corsivo, di te me ne fotto. Mi importa solo la torre di Belen sotto l'arsura, l'avventura dei nuovi orizzonti, dei sogni di terre lontane, sconosciute. Mi importa solo inzaccherarmi i piedi nell'acqua del Tago, fiume marittimo, mare fluviale. Il sorriso che si accende di agua, finalmente fresca, da versare in testa, da negarci di sete, nuova, diversa, di miradure risuonanti ebbre sensazioni, di dolcezza umana, ma anche divina. Nostra Signora Domonte, tu puoi salvarci dalla bruttezza dei brutti, infonderci la bellezza infinita dei belli, il tunisino, la romana, il portoghese, la colombiana, io e te, altri, le donne senza volto di Sarmento, senza speranza, senza libertà, tu invece, città libera, di fiume, di mare, di estuario, di luce, di mille ombre velate, di tronchi che reggono cieli, offuscati dalla calura, le rue del Bairro Alto, sono belle deserte il pomeriggio, scendono fino al mare. La sera ruggiscono rumori festosi e folli, come la vita alitasse aria nuova, che fa male troppo calda, che fa bene molto liberata. Io cerco sempre di mettere qualcosa di scherzoso anche nelle cose molto serie. Qui però, parlando di Pasolini, non sono riuscita. E in realtà Pasolini è il mio maestro di pensiero. Di molti, per molti lo è stato e lo è. Pasolini vedeva più degli altri e sfidava il potere. Di fronte alla sua lapide sento di dovergli la consapevolezza, poca o tanta, che c'è in me del presente, e anche la determinazione a non arrendermi di fronte all'ingiustizia, alle false verità, ai tentativi di omologare le menti e le anime. Casarsa della delizia. Ero andata a Casarsa della delizia per visitare assieme a Paolo i luoghi della giovinezza di Pasolini e soprattutto andarlo a trovare sulla sua tomba, ed è stata un'emozione incredibile. Casarsa della delizia, 19 settembre 2022, a Pierpaolo e Susanna. I resti del tuo corpo straziato dimorano qui, caro amico, amato maestro. Scopro la terra che li racchiude sotto un albero piccolo e sono in ginocchio al tuo fianco che imprimo il palmo della mia mano sul ricordo di te. Mi infondi forza, possibilità, vita, intelletto. Semi di melograno, un rametto di camomilla, nutrono di calore la pietra che porta in sé il tuo sapore,
la tensione morale, il nome, la nascita, la morte. Garofani secchi graziosamente ti affiancano. Un sasso segnato turchese protegge il verde foglio minuscolo con cui cerco di parlarti forte. Spero di raggiungerti. Come singhiozza Paolo vicino a me, io ti piango silenziosa. Caro padre di un'idea di mondo diversa, ci nutri della tua idea, ci liberi dai malefici incanti del nostro tempo. La tua maestra dei poveri, Susanna, dolorosissima, amatissima, qui è tua compagna di banco. Tu e lei, lei con te. Salvateci dalla menzogna, dalla ipocrisia, salvateci dalla scarna mediocre umanità disumanata, da leggi disumane. Liberate i nostri pensieri, infondeteci la passione della lotta, la leggerezza del vostro dormire sotto questo albero piccolo, in questo luogo solitario. L'intenso celeste di cielo, di nuvole basse ornamentali, di filari, di vigne e di mele, di chiesette da aprire, di chiavi misteriose, di angeli con ali d'uccello e volo composto, di vergini beate e sofferenti. Restate qui, ricordateci ancora quello che potremmo essere, quello che vogliamo non essere, quello che sapremo diventare, lottando. E adesso per concludere, de nouveau à Paris, avec Annie, con la mia amica Annie. Aujourd'hui, 9 octobre. Le parc des Buttes-Chaumont, les arbres, le lac, les oies, les gens, les chiens, avec et sans maître. L'église Notre-Dame, le blanc manteau. Les galeries cinéma, avec Margherita. Les magasins de chaussures des gens. L'ange de rue Tourbigot, avec les fruits rouges d'automne. Puis, papeterie. Laverie, boulangerie, pâtisserie, boucherie, épicerie, brasserie, imprimerie, monoprix, poissonnerie, serrurerie, charcuterie, cartoucherie, théâtre du soleil, le W, spectacle. Je suis fatiguée. Les nuages blancs dans le ciel. La lune, je suis heureuse, je m'endors. Je m'endors. Che tu dire? Probabilmente qualche parola in francese, grazie alla bravissima.